Siamo con Adriano Rizza, segretario dell'FLC-CGIL Sicilia, a margine dell'incontro per quanto riguarda il precariato ATA, nello specifico gli ex CoCoCo integrati, assunti come personale ATA nell'ultimo anno scolastico 2018-2019. Segretario, la situazione come si evolverà? Perché questi lavoratori da anni di sacrifici, precariato, adesso sì, sono stati assorbiti, ma ancora c'è qualcosa che manca. Diciamo che manca sostanzialmente l'altro pezzo del lavoro che loro hanno svolto in questi anni, perché invece di avere un rapporto di lavoro basato sulle 36 ore standard che svolge normalmente un assistente amministrativo nelle scuole, loro ne svolgono una 18 ore, quindi un 50%, a fronte di un'attività lavorativa che loro in passato facevano a tempo pieno. Quindi sono stati costretti, loro malgrado, a scegliere, diciamo, da una parte un percorso favorevole che era quello di passare negli organici del personale ATA, che era la cosa che tutti speravano e che noi come FLC-CGIL da anni che cerchiamo di portare avanti, la famosa internalizzazione. Dall'altra, però, trovandosi in questa condizione, si capisce bene che si trovano in una vera condizione di povertà relativa, perché non può esistere oggi un lavoratore che lavora in modo forzato, coercitivo, 18 ore su 36 con uno stipendio che si aggira intorno ai 500-600 euro al mese. Una cosa impensabile. Noi stiamo spingendo affinché questo problema venga risolto definitivamente e abbiamo anche dei suggerimenti che oggi esporremo in questa sede. A proposito di precariato, dicevamo, le immissioni in ruolo, proprio in questi giorni, comunque a breve ci saranno i famosi contingenti. Che aspettative abbiamo? Intanto stiamo aspettando il decreto interministeriale, che è quello che stabilirà quali saranno i posti destinati alle immissioni in ruolo. C'è il rischio che, come lo scorso anno, molti di questi posti resteranno vuoti, perché noi sappiamo benissimo che c'è un'Italia spaccata in due in questo momento. Abbiamo un meridione dove c'è un esubero di candidati per le immissioni a ruolo e nel nord dove invece ci sono tanti posti ma mancano molti candidati. Quindi il rischio maggiore è questo qua. E noi speriamo e stiamo lavorando sull'idea di aumentare i posti in organico di diritto. Sul sostegno l'abbiamo già detto di recente anche con un comunicato stampa, cioè quello di stabilizzare quanto più possibile i posti in organico di fatto, cioè i famosi posti in deroga di sostegno, e farli diventare posti disponibili in organico di diritto. C'è in atto in questo momento una TFA sostegno che si concluderà entro il 20 marzo del 2019, quindi significa che in prospettiva ci saranno le persone specializzate per poter ricoprire questi posti di sostegno. Abbiamo tantissimi posti in deroga in Sicilia, quindi buona parte di questi sono comma 3, quindi significa che trattano situazioni di gravità e quindi chiediamo che vengano stabilizzati. Poi in generale abbiamo il problema del calo demografico, cioè i posti scendono, le scuole diminuiscono, perché di fatto ogni anno abbiamo una media di 14-15 mila alunni in meno, quindi quello è un problema serio sul quale noi dobbiamo confrontarci con tutte le istituzioni e fare in modo che si mantenga diciamo, il numero delle scuole, perché una spada di Damocle che diciamo, noi abbiamo sulle nostre teste è quello del dimensionamento scolastico, perché ogni scuola che muore si perdono posti di lavoro e quindi anche su quel fronte cerchiamo di arginare questa criticità facendo sì che tutte le scuole che hanno le caratteristiche, ovvero sia i 600 alunni per scuola che alla luce della legge regionale 6 del 2000 possono mantenere l'autonomia scolastica, continuino a esistere ancora, perché tra l'altro nel frangente abbiamo un concorso che riguarda i dirigenti scolastici, abbiamo un concorso che a breve si concluderà che riguarda gli SGA, quindi ogni scuola che muore, che si chiude, si perde un posto di dirigente, di SGA, personale ATA e anche dei docenti. Quindi noi stiamo lavorando in questa direzione. Ha parlato poco fa di spaccatura fra sud e nord, ora facciamo una piccola incursione, un tema che riguarda tutto il paese, ma noi comunque siamo in Sicilia e lo guardiamo comunque con una certa attenzione. Regionalizzazione, sono momenti un po' Sono momenti confusi, drammatici. ecco, sono Diciamo che drammatici. siamo nelle mani dei 5 Stelle. Oggi abbiamo anche un esponente, Maria Marzano, che oggi è qui presente, che veramente noi speriamo che a livello politico questa operazione
non vada verso quella direzione dove stanno cercando di portarla. Noi nel caso specifico ci preoccupiamo della scuola, ovviamente, perché le idee, i progetti e l'ipotesi che si fanno è quello di fare in modo che ogni regione abbia una sua organizzazione in tema di gestione scolastica, quindi contratti diversi, tempi di permanenza diversi e anche un settore salariale diverso. È una cosa che non può esistere perché l'Italia è una e l'Italia deve essere basata su un principio di unità che non deve avere confini, non deve avere barriere, ognuno deve sentirsi libero di andare a lavorare dove vuole senza l'incubo che debba restarci 5 anni, 7 anni, perché poi l'aumento salariale anche quello è uno specchietto per le allodole. Sappiamo benissimo che il meridionale che va a vivere a Milano con un tenore di vita che è totalmente diverso non è sicuramente quelle 100-200 euro in più al mese che possono fare la differenza. Quindi vogliamo che le cose restino come siano e così come è detta la Costituzione, dove su tutto il territorio nazionale deve esserci lo stesso tipo di trattamento e per quanto riguarda il personale della scuola, ma anche per l'utenza e per gli alunni che devono essere trattati non come alunni di scuole di serie B rispetto alle scuole di serie A, che è quello che vogliono realizzare nelle tre grandi regioni d'Italia che stanno sponsorizzando questa regionalizzazione.